Matte. Ale. Wolf Brothers! Ragazzi e bentornati sul nostro canale, noi siamo i Wolf Brothers e oggi ragazzi siamo arrivati su Dragon Ball Xenoverse 2. Esatto, io direi che possiamo iniziare, via! Eccoci qua ragazzi, allora dobbiamo creare il personaggio. Esatto, quindi nuovo. E ovviamente qua ragazzi è uguale al chi ha giocato a Dragon Ball Xenoverse 1. Si ricorderà che si possono scegliere se essere o Majin, o maschio o femmina, Saiyan o maschio o femmina, terrestre o maschio o femmina, Namekiano, basta, e clan di Freezer. Noi fino all'ultimo eravamo indecisi tra clan di Freezer e Saiyan, ma alla fine abbiamo deciso Saiyan. Ovviamente maschio. E adesso modifichiamo il personaggio e poi lo vedrete completo. Esatto. Ok ragazzi, vi presentiamo Wolf versione Saiyan. Eccolo qua. Abbiamo completato tutto. Ecco, poi si nota, si può fare lo zoom? Sì, R3. Occhi gialli, cicatrice, pizzetto. Siamo sboroni noi. Ok, conferma. Adesso qua ci chiede quale stile di lotta preferisci. Mi piace combattere da vicino. Starò a distanza e colpirò da lontano. Vicino o lontano starò equilibrato. Io direi di questo. Sì. Barda che da solo fa il culo a tutti gli uomini di Freezer, è stupendo. Cioè, da solo contro, che ne so, 10 milioni. Signori, Golden Freezer e Goku Super Saiyan God. Anche te ci vai con uno sputo d'energia contro una bagaglio lì. Non sei tanto furbo, amico. Oh, Tarless! Slug! Mira! I cattivoni che dovremmo fargli male!
E qua sempre un po' di un po' di gnagna. Ale, chi sarà mai questo uomo mascherato? Boh, lo scopriremo. Dragon Ball Xenoverse 2. Eccoci qua. Vegeta! Vegeta! What? Cosa? Ho finito la corazza da addestramento che mi hai chiesto. Visto che è Bulma, cerca di farlo un tono leggermente quasi femminile. Ok. E Vegeta cercò di farlo sborone, menefreghista. L'ho realizzato con un materiale speciale. Ti calzerà come un guanto rispetto a quella di prima. Proprio così, ho realizzato una corazza di primo ordine per mio marito che non lavora nemmeno. Sono proprio una brava mogliettina, eh? Oh, andiamo! Addestramento ogni santo giorno. È così per tutti i Saiyan? Che strazio! Riesci sempre a farmi innervosire. Forse dovrei semplicemente organizzare una festa di compleanno. Non che sia il compleanno di qualcuno. Che doppiatore, ragazzi, che abbiamo. Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Now, say! Do it! Signori, inizia l'avventura di Wolf Saiyan. Ma scrive c'è anche solo Wolf. Era 852. Merda, se l'hanno ingrandita la città da Dragon Ball Xenoverse 1. Boia. È 20 volte più grande? Non lo so. Ma che roba. Yo, bella rega. Ciao, sono arrivato. E questa chi è? E che ce fa con, che ce fa con una gallina? Ciao! Ah, è un Kaioshin! Kaioshin del tempo! ti è stata assegnata una missione importante! Grazie! Congratulazioni! Oh, su col morale! Il Kaioshin del tempo è qui per darti il suo incoraggiamento, Non ti sembra un atteggiamento un po' troppo freddo? No, veramente sono 40 gradi fuori, un caldo che si crepa. Oh, quindi stai cercando il vecchio? Appena saputo che hai superato l'esame, se n'è andato via di corsa. Perché non vai a cercarlo? Andiamo a cercare il nonno, va. Senza dubbio il tuo successo lo ha reso felicissimo. Ragazzi, devo ancora un po' lavorarci per la voce del Kaioshin del tempo, Beh, più, basta che la fai più o meno come Bulma, però la devi fare più bambina, praticamente. Il vecchio è corso via da quella parte. Forse si è diretto in quell'edificio laggiù, con il tetto celeste. Che descrizione, ragazzi, per trovare qualcuno, Qualcuno deve aver visto qualcosa. Prova a chiedere in giro, sprigati, non c'è tempo da perdere. Dimenticavo, anche se hai fretta, non puoi ancora usare il volo. Ti ho visto volare nei dintorni, non farmelo ripetere. Aia. È pericoloso volare in modo così imprudente. Devi ottenere una patente di volo prima di poter sorvolare i cieli di Cotton City. Ragazzi, andiamo a scuola guida.
devi premuto R2 per aprire la mappa e controllare la tua prossima destinazione. Ok. Infatti noi premiamo R2, la freccia siamo noi, vedi, evento storia, evento missione, missioni esperto, missioni sfida, ok. Ok. Sì, abbiamo controllato la nostra prossima destinazione. Ok. Allora, noi siamo qua, dovrebbe essere qua vicino. Qui ci sono tutti i negozi dove si possono comprare le cosine. Eccolo lì, visto. Tufu. Ma la Tufu, come va? Ehi, come stai? È successo qualcosa? Stai cercando il vecchio Caio? Mm-hmm. L'ho visto camminare lungo questa strada poco fa. Poi all'improvviso ha cacciato un urlo ed è corso via. Hai presente il negozio costumi? Si è allontanato oltre lungo la strada. Se non riesci a trovarlo, chiedi in giro. Di sicuro qualcuno avrà visto dove è andato. Di solito è un vecchietto arzillo, ma oggi aveva un'aria stranamente stanca. Mi chiedo che cosa sia successo. Ok. Ah, queste qui sono cose che possiamo raccogliere. Capsula energetica. Buono. Ecco qui l'altro evento, Kikori. Hello. Bella. Perché te ne vai in giro senza meta? Oh, lasciami indovinare, stai cercando un vecchio Caio? C'è, azzeccato. L'ho visto camminare lungo la strada, urlando di avere molto da fare. Pensavo che fosse diretto verso l'accademia, ma all'improvviso è scattato verso l'area di ricevimento. Poi è inciampato, spero che non si sia fatto niente. Spaccato il nonno. L'area di ricevimento è giusto sotto quel grande tetto giallo laggiù. Dovresti averla sulla mappa. Ok. Ah, questo qua dovrebbe essere un tetto giallo. Sì. E vai. Vecchie salti. Eccolo lì. Qui lì c'è un'altra. Kunel. Vuoi sapere dove è andato il vecchio Caio? Sì. È uscito dall'area di ricevimento e si è diretto verso il covo del tempo. Il covo del tempo è appena oltre quel portale, dovresti averlo sulla mappa. Se dovessi perderti, ricorda di consultare la tua mappa, hai capito? Ok. Il covo del tempo. Vogliamo andare a vedere su queste scale? Perché ho detto che c'è un portale, ma io qua di portali non ne vedo. Però c'è un evento storico, quindi forse dobbiamo andare là. Andiamo, oh, proviamo a girare, vediamo un po' che succede. Sì, teniamo sempre aperta la mappa. Però mi sa che forse abbiamo azzeccato il primo colpo, sai? Eh sì. Perché stiamo avvicinando alla mappa. Aspetta. C'era qualcosa. Infatti. Capsula dell'aura. Queste capsule dobbiamo tenerle. Sì, perché possono servire durante le missioni. Ah, eccolo lì. Oh, ci abbiamo azzeccato subito, Botta del cool. Vecchio Caio, quindi devi fare una voce un po' da anziano, Ci provo. Oh, qui abbiamo il doppiatore per eccellenza. Sei in ritardo! Cosa hai fatto in giro tutto questo tempo? Non sembra più il nonno che rimprovera il nipote. Stai dando la colpa a me? Non dovresti attribuire i tuoi fallimenti agli altri, è da insolenti. Ascoltami bene, ti è appena stata assegnata una missione molto importante. È un grande onore, solo un altro guerriero d'elite prima di te ha avuto questo compito. Dovrai viaggiare in diverse ere in cui si sono verificati cambiamenti nella storia e correggere gli errori. Ma hai ancora molto da imparare. Per prima cosa dovresti fare tesoro dell'esperienza di chi ti ha preceduto. Quando cambia un evento della storia, diventa più facile che si verifichino ulteriori cambiamenti. Per questo devi viaggiare nelle ere in cui la storia è cambiata e fare il possibile per ripristinare gli eventi originali. Bene, puoi andare. Ehi tu, aspetta un attimo! Chi si vede? Il Kaioshin del tempo! E io che stavo giusto per prendere in mano le redini della situazione. Non c'è bisogno di tanta ostilità, sono qui per condividere la mia esperienza in materia di combattimenti. Ah, perché combatti?
Oh, davvero? In tal caso puoi rimanere. Sì, così è perfetto. Prima devi imparare tutto il possibile dal Kaioshin del tempo. Torna da me quando avrai imparato cosa significa essere un pattugliatore temporale. La tua prima missione ti aspetta. E adesso io vado a fare un sonnellino. E noi dobbiamo parlare con la Kaioshin del tempo. Ciao! Ciao! Il saggio e potente Kaioshin del tempo è qui per insegnarti i segreti delle battaglie. Dovresti considerarlo un onore. Ok, one on one, come on! Se per te va bene, iniziamo! Certo, dai, fatti sotto! L'arte della battaglia. Completa tutte le sfide. Perfetto, proprio quello che volevo sentire. È fondamentale partire dalle basi. Iniziamo? E iniziamo. Non dobbiamo combattere contro di lei. E contro chi dobbiamo combattere? Ah, non lo so. Vediamo. Allora, ci sei? Ok, cominciamo. Oggi ci occuperemo delle basi. Tra poco vedrai comparire dei comandi sullo schermo. Premi non appena li vedi. Bene, si parte. Vabbè, muoviti, normale. Ok. Cioè, in pratica non dobbiamo combattere, è un tutorial. Non è difficile. Bene, diamoci da fare. Adesso provaci tu. Tieni premuto X per salire, tieni premuto L3 per scendere. Ehi! Cosa ho fatto? Recupero automatico, Aura! Per questo esercizio ci servirà un partner. Oh! Oh! Attenzione! Cos'è quella freccia? I Cybermen! Ehi ragazzi, un po' me lo ricordo come si usa. Infatti ragazzi, questo gameplay Matte, diciamo che farà più battaglie. Ok, prendi i comandi, quadrato, vai Matte. Boom, bada boom! 20 colpi! Ok, adesso triangolo. Ale! Ok, tre volte quadrato e poi un triangolo. Vedete che l'ho premuto 4 volte. Sì, stai attento, Ok. Ok! Fantastico, hai capito tutto! Vabbè, un po' meno sì, un po' è cambiato. Ah! E ce ne sono due adesso. Sono tanti, ma credo che per te non sia un problema, vero? Concentrati, non arrenderti. Sta parando, guarda te. Per cambiare un bersaglio agganciato, muovi R. L'analogico R. Occhio. Lancio un colpo dell'aura col cerchio, premi rapidamente per lanciarne molti. Tieni premuto cerchio per un colpo dell'aura caricato, rilascia per lanciare! Mamma mia! Che bestia! Questo non c'era in Dragon Ball Xenoverse 1, Hanno aggiunto delle nuove mosse. Bene, è ora di finire il lavoro. Sono io o si muove più velocemente? Non finiremo mai continuando così. Per fortuna so come fare. Adesso provaci tu. Quadrato più X. Oh, ginocchiata. Ok, durante lo slancio dirompente usa X per portarti dietro l'avversario. Ok. Sì, è teletrasporto X. Sì. Vai, prova a usare il teletrasporto. No, prima devo colpirlo. Ma è rapido. E più che rapido scappa. Prova a lanciargli quel colpo delle aule, quelle ondine lì. Ecco, vedi? L'ho lisciato.
Bam, preso. Ok. Perfetto. Ormai ci siamo, un ultimo sforzo, fai vedere come si fa. Dov'è? Eccolo lì. Sta parando. Una guai davvero serrata in casi come questo. Boom! Spin! Bada boom! L1 più cerchio. Ah! Bam! Ok. Ottimo lavoro, ora sai attaccare alla perfezione. Direi che bisogna festeggiare perché non... Ehi, aspetta, c'è qualcosa di strano. Ne sono due stavolta. No, tre! Sono in troppi, ora cerca solo di metterti in salvo. Premi L1 per metterti in guardia. Accidenti, ci danno davvero tanto. Rispondi di gol sufficiente, poi riuscire. Oh, tocci! Ottimo. Bastardi, guarda, guarda! Vai! Oh, oh, oh. Mamma mia! Premi R2 più L2 più X per usare un'abilità di schivata. Esplosione dello spirito. Ci è mancato poco, l'abilità di schivata funziona solo se hai abbastanza vigore. Vigore è quello cosa di azzurro. Sembra tutto a posto ora, ma ho il timore che non sia ancora finita. Ah, Cyberman Bull, il Cyberman Puffo? Sì. Il Skywireman. Vai. Attenzione. La crescita del tempo ha detto che qua servono gli attacchi speciali. Ok, esplosione dello spirito. Ok. Bam 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 bam. Mamma mia. Cos'è sta roba? Cos'è? Ma che è sta roba? Oh mio Dio. Sono le supreme queste. Boom! Mamma mia! Mamma mia, raga, che supreme! Quella là! Devi mettere a capo 12, eh! Ah, tanto guarda questo! Tra un po' ti saluta! Ok! Ok! Tempesta gigante! Bada boom! Prendi te, paghi uno. Vai, tempesta gigante! Ah, quanto cazzo è forte la tempesta gigante! Impari in fretta, credo che sia il momento di passare alle linee temporali. Ho chiesto agli altri membri della pattuglia di allenarsi con te, spero non ti dispiaccia. Va bene. Oh, nuovo nemico. Chi è? Che è questo Junior? No, Evelyn. Ah, hai ricevuto capsule. Ah, queste qui ci fanno riprendere l'energia. Ecco fatto. Attenzione. Attenzione. Oh, bastardello.
Vai, colpiscilo, vai Matte. Non lasciarlo respirare, vai così. Non l'ha preso. Vediamo il tempo gigante. Preso. Preso, bello. Ah, tempesta gigante veramente. La tempesta gigante. Dove guardi? Sono qua. Non lisciato. La tempesta gigante è illegale come suprema. Ok. Tempesta gigante. Bene, mi hai convinto, so di poter lasciare la pattuglia in buone mani. Non ho altro da dirti, vai, sono ansiosa di vedere cosa sai fare. Conclusione. Devo ancora capire cos'è quella speciale che ci ha messo a ballare come dei deficienti, eh? E qui ci arrivano le ricompense, ci arrivano i... com'è che si dice? Sì, i punti esperienza e i soldi. Infatti siamo saliti di livello. Siamo da livello 1, siamo a livello 2. Ok ragazzi, io direi che possiamo concludere qua il primo episodio. Direi di sì. Oggi abbiamo assistito alla creazione e all'allenamento di Wolf. Nel prossimo video partiremo con la storia vera e propria, che dovremo parlare con il vecchio Caio. E io devo allenarmi un po' con il doppiaggio. Ok ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella regà!